fatta la media aritmetica dei due salti, e la media da 13.875. Guida la belga Van Vallegem con 14.2. Dalla Russia una squadra che si sta ricostruendo molto bene, direi, dopo l'addio 3 anni fa ai campi di gara della Korkina, che per un decennio ha dominato le pedane europee e mondiali. La russa ha preferito fare dallo... Andiamo a vedere l'esecuzione, gambe leggermente divaricate nella prima fase, flette un po' prima di toccare, ma questo alcune ginnaste lo fanno volutamente per ammortizzare l'arrivo, qui si vede leggermente prima, però non fa passi dopo aver toccato con i piedi. No, molto preciso come direzione, perché vedete che arriva esattamente al centro. Il volteggio, perché veramente si vede all'ultimo istante sia nei saltavanti che indietro, quindi insomma grande preparazione per cercare di stabilizzare l'arrivo, poi però bisogna essere anche un po' fortunati, come dire, perché 8.925 d'esecuzione, che porta sommato alla nota di partenza da 5.50 a 14.425. Molto bene per la Berger, che adesso esegue un salto con nota da 5.70. La ribaltata, salto avanti. Ecco, apprezziamolo. Ha rallentatore il contatto, salto avanti. Vedete la ribaltata. L'avvitamento in mezzo. Certo, si è notato molto bene al rallentatore come ha flesso troppo presto le gambe, quindi perde un po' poi nel caricamento. Ecco, già con le mani ha flesso e poi c'è l'avvitamento in mezzo. Bisogna fino all'ultimo istante tenere le gambe molto distese, col corpo arcato, e sì, quindi si acquista energia per poi esprimerla in altezza. Ah, è uscita, Tato, come uscita. 5.70 la nota di partenza, 8.525 di esecuzione.